Barbara Palombelli, alla guida della 40ª edizione di Forum, sta ottenendo ottimi ascolti con il programma che ha recentemente centrato il nuovo record stagionale. Dopo Mattino 5 News, è diventata la protagonista assoluta del daytime di Canale 5. Nell'ultima puntata, trasmessa il 15 novembre 2024, la conduttrice ha fatto un paragone azzardato che ha suscitato grande interesse, soprattutto sul web. Durante la puntata, Barbara Palombelli ha ospitato Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, che ha presentato il suo nuovo libro L'algoritmo della vita. Insieme hanno discusso delle opportunità e dei rischi legati alla tecnologia avanzata e al suo rapporto con la religione. La conduttrice ha citato le recenti dichiarazioni di Papa Francesco sull'intelligenza artificiale come una delle meraviglie della creazione e ha fatto un paragone azzardato. Anche l'intelligenza artificiale fa parte delle meraviglie della creazione. Penso che sia lo Spirito Santo che si è modernizzato, ha ironizzato. Le parole di Monsignor Vincenzo Paglia hanno messo in guardia sui possibili limiti e rischi delle tecnologie, sottolineando come molti giovani siano prigionieri di un mondo virtuale, sfuggendo dalla realtà. Le sue osservazioni hanno scatenato l'ironia del web, con commenti divertiti sulla situazione. Barbara Palombelli continua a catalizzare l'attenzione del pubblico con Forum, affrontando temi attuali e suscitando dibattiti interessanti. La sua conduzione del programma è sempre più apprezzata, confermando il successo